Il progetto Vapore ha voluto affrontare anzitutto una problematica ampia, che era quella della mancanza di varietà sviluppate specificamente per l'agricoltura biologica, soprattutto la coltivazione di pomodoro da industria in regime biologico in Emilia-Romagna. Una delle problematiche con cui ci siamo subito dovuti affrontare e scontrare è stata quella di non avere una chiarezza nei ceppi di alternaria diffusi e ancora meno conoscenze riguardo a quali sono i ceppi di alternaria che portano ad avere le tossine nei frutti di pomodoro una volta alla raccolta, diciamo. Quindi abbiamo dovuto anzitutto affrontare una mancanza di conoscenze e questo progetto, che ha avuto la durata di 2 anni e si è concluso solo recentemente, è stato, diciamo, l'incipit, il punto di inizio per affrontare queste tematiche, trovare già alcune prime soluzioni diciamo, risposte positive. E soprattutto dato là a tutta una serie di prospettive future da indagare e diciamo, dei filoni di ricerca da intraprendere, proprio sempre grazie a questo gruppo di lavoro che si è costituito in questa occasione. Noi come Terra Seed abbiamo individuato, come dire, l'ambito entro cui cercare una soluzione o perlomeno un miglioramento della gestione dei problemi soprattutto fitosanitari legati all'alternaria e alla peronospora, ma l'alternaria abbiamo. Durante questo progetto è emerso come sia senza dubbio il patogeno oggi principe, quello meno conosciuto ed è quello anche che sta causando i danni maggiori alle colture di pomodoro da industria. Chiaramente il nostro obiettivo è quello di trovare delle soluzioni validando e valutando un'ampia gamma di materiale genetico il più vario possibile, entro cui trovare delle risposte. Abbiamo quindi organizzato, come dicevo, tutte queste prove per poter individuare alla fine alcune varietà che già mostrano una migliorata resistenza all'alternaria, che da un livello intermedio che avevamo già iniziato ad evidenziare qualche anno fa, oggi iniziamo a spostarci su una resistenza di livello superiore e questo apre proprio a quello che saranno le prospettive future di varietà decisamente più in grado di ammalarsi di meno di alternaria, anche senza ricorrere ad un uso massiccio di agrofarmaci e contemporaneamente avere anche una bacca più salubre perché priva di tossine di alternaria. Noi abbiamo cercato di valutare le resistenze delle varietà di pomodoro applicando un protocollo standardizzato, ma basato sulle condizioni naturali di infezione del patogeno in campo. Quindi abbiamo allevato le piante in condizioni standardizzate e le abbiamo inoculate con una sospensione delle spore del patogeno mediante un metodo spray. Quindi abbiamo atteso 4-5 settimane lo sviluppo dei sintomi e quindi abbiamo registrato i sintomi osservati sulle piante. A seguito di questo studio, abbiamo potuto verificare che una buona parte delle varietà, circa la metà delle varietà oggetto del progetto, avevano una certa resistenza, quindi esprimevano una resistenza al patogeno, ma in particolare 6 di queste varietà avevano un grado di resistenza da completo a intermedio. La messa a punto del test necessiterà il perfezionamento delle condizioni di standardizzazione, soprattutto non tanto quanto condizioni ambientali, ma quanto scelta dei materiali di riferimento utilizzati, quindi sia per quanto riguarda il patogeno che per quanto riguarda le varietà resistenti e sensibili. Il patogeno utilizzato allo stato è un isolato di alternaria alternata che abbiamo ottenuto dai campi dell'Emilia-Romagna e che abbiamo scelto come isolato di riferimento per le nostre prove, mentre per quanto riguarda le varietà resistenti e suscettibili, siamo ancora alla ricerca di materiali che ci permettano, di calibrare il test nel migliore dei modi. Quindi al momento i risultati espressi sono quindi di resistenza o suscettibilità, sono sui campioni all'interno del pool di varietà analizzate
ma non in riferimento a varietà esterne al pool che siano resistenti o sensibili. Il progetto Vapore incontra perfettamente quelle che sono le richieste del Green Deal europeo. Il Green Deal è questo percorso che dovrebbe portare l'Europa ad avere la neutralità climatica nel 2050 e l'agricoltura, in particolare l'agricoltura biologica, è parte integrante di questo percorso dal momento che è previsto per il 2030 una riduzione importante dell'utilizzo di fitofarmaci, così come dell'utilizzo di fertilizzanti e un aumento, per esempio, fino al 25% della superficie agricola disponibile, in modo tale che questa superficie agricola sia destinata all'agricoltura poi biologica.